Amici di Quarta Parete, buonasera. Sono al Teatro Palladium perché dopo Milano ha uno spettacolo Amore, Ingenuità, Poesia e Sogno, i Sillabari. E con me ho i protagonisti Edoardo Siravo, Stefania Barca e Monica Bonomi. Buonasera a voi. Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie di questo invito. Grazie a voi. Allora, parliamo di questo spettacolo, di questo grande scrittore, saggista, giornalista. Che è un po', sono 54 racconti, che è un po' la fotografia di un certo periodo, no, Edoardo? Sì, assolutamente sì, è forse il suo capolavoro, almeno così definito, anche se ci sono degli altri romanzi molto belli, sono i Sillabari, sono 54 apologhi, dovevano essere in ordine alfabetico, ma lui alla S si è fermato perché l'ispirazione poetica era finita e quindi si intuisce da questo che lui fa una sorta di poesia in prosa o una prosa in poesia, insomma, adesso la cosa non è definita. Noi recitiamo intrecciamo alcuni di questi apologhi che lui ha fatto ed è uno scrittore straordinario, secondo me, che va riscoperto Forse fuori. poco valorizzato, possiamo dire. Assolutamente poco valorizzato perché era fuori dal coro allora. E forse ancora adesso lo è, però secondo me ci sono i germi perché possa Certo, un Parise oggi ci starebbe bene, un eh? Molto pa attuale. assolutamente sì, un Parise oggi sarebbe molto bene, forse però gli Comunque, no, diciamo che lui era veramente, come ho detto, fuori al coro, era contro le ideologie in un momento in cui le ideologie erano pregnantissime, e quindi, però, d'altra parte, forse adesso sarebbe un po' schifo perché non esiste più nulla, perché va bene abbattere le ideologie, ma gli ideali Certo, devono restare, dovrebbero rimangono. restare, dovrebbero essere una via maestra per gli uomini. Purtroppo non è sempre così, no? Non è più così, Non è più. soprattutto in Italia, però, perché in Italia Stefania, è un'altra strada. quindi questo spettacolo un po' ripercorre una certa Italia dell'epoca, no? Di quel periodo in cui appunto Parise aveva vissuto. E viveva anche male questo, intimamente, questo atteggiamento anche un po' dell'Italia, insomma, del modo di relazionarsi, no? Di vivere. Sì, è vero, lui era abbastanza controcorrente. Infatti diceva la vita è in disordine, è un disordine. Sì, aveva anche, ha avuto il coraggio, insomma, poi di staccarsi dal gruppo, dai facili successi. A un certo punto si ritira a Sì, vivere in una casa. a Salgareda, in Sì, una sì. casa dove veniva il fiume che si doveva scappare perché il fiume inondava la casa. Insomma, quindi veramente un po' fuori dal coro, però nello stesso tempo una grande personalità. E peraltro lui poi ha vissuto anche un po' la dolce vita, ha conosciuto tutti, Pasolini, Come grande Testori, grande intellettuale. intellettuale. Quindi questi sillabari sono, peraltro lui è stato anche politicamente molto, molto impegnato, Impegnato, no? sì. Quindi è stato inviato di guerra, ha scritto delle cose anche molto dure, cruenti, e invece questi sillabari proprio si staccano da questa produzione perché sono molto delicati, riguardano i sentimenti. Lui a un certo punto si accorge e lo dice che gli uomini hanno bisogno di sentimenti, che si sono dimenticati. No? In questa contestazione ideologica e quindi proprio ritorna, cerca di ritornare un po' alle origini, cioè di far tornare anche gli altri ai vecchi valori, ai veri valori della vita, anche semplici, guardando i bambini, dicendo che appunto bisogna riconoscere quei valori, quelle Autentici, certo. autentici e anche semplici, no? Saper godere di piccole cose, il sorriso di un bambino, lo sguardo di un animale, il piacere di un paesaggio appunto anche sperduto. E quindi noi ci siamo ritrovati volentieri, insomma, a calarci in questa atmosfera anche un po' rarefatta e
è delicata, dico io, molto garbata, ecco, da un punto di vista intellettuale e sentimentale. Ma che arriva al cuore della gente, no? Arriva al cuore della gente, sì, sì, perché secondo me molte cose magari non le capiscono, però piacciono. No, certo, ma anche, voglio dire, una contrapposizione, come giustamente diceva Edoardo, a volte questa ideologia è un po' farneticante, Edoardo, no? Sì. Le ideologie sono sempre, spesso poi si è visto come sono andate a finire, insomma, in maniera tragica. Sì, qui si parla di sentimenti, di valori umani e dell'importanza di relazionarsi attraverso, appunto, i sentimenti e non attraverso le prese di posizioni, che Dio le perdoni, i dogmi, le cose, ecco. Che ci racconta dell'autof. Siamo romani e l'Autof è un teatro che lavora molto sul recupero di questi grandi autori del Novecento. Questa è la prosecuzione di un percorso. Ecco. Monica, raccontaci. La domanda più difficile, mi avete lasciato. L'Autof è un teatro in cui io lavoro con l'Autof da qualche anno, questo è il settimo spettacolo che faccio con loro. E, hai sposato questo progetto? Ho sposato questo progetto come gli altri sei precedenti. Certo, sì, sì. È un percorso. È un percorso che sto facendo assieme a Loris, a Lorenzo Loris, che ha deciso, sì, negli ultimi anni di lavorare soprattutto sulla prosa, e quindi di trasformare romanzi o testi dimenticati della letteratura italiana in spettacoli teatrali. Ed è un'idea che è anche difficile, no? Encomiabile sicuramente, perché sono, come i sillabari, sono testi che non sono conosciuti soprattutto dalle nuove generazioni, no? Perché finché ero io a scuola, io ho un ricordo molto preciso di Parise, onestamente pensavo che fosse ancora vivido il ricordo di questo autore, invece mi sono accorta che molti non sanno neanche chi sia, non lo sanno. E questa è la tragedia. Esatto. E questa è la tragedia. Però nonostante questo, quei giovani che sono venuti a vedere lo spettacolo, in realtà mi sono accorta che sono stati molto presi, coinvolti dallo spettacolo, che di per sé non ha una trama, ma appunto sono delle pillole di poesia che a volte può essere anche non porta a una conclusione. Certo. Proprio come i suoi racconti, che hanno proprio dei puntini. Smuove qualcosa comunque. Smuove qualcosa, perché sono racconti su immagini. Sì, certo. I sentimenti si trasformano in immagini, in metafore, in qualcosa che è anche surreale a volte, no? E che rispecchia il nostro stato d'animo, perché noi comunque i nostri pensieri sono un po' surreali a volte, certo. No? Non sono proprio connessi con la razionalità, ma sono connessi con qualcosa di più profondo, no? Come un sogno, sì, sì, come, cioè, sono un po' onirici, no? Come racconti, c'è molta non psicanalisi, ma onirici, nel senso che hanno uno sguardo molto aperto a un'interpretazione non precisa delle cose, ma molto così anche sfuggente, come proprio sono i sogni. Certo. Non so se mi sono spiegata perfettamente. E volevo aggiungere, perché leggendo mi ha colpito questa citazione di Erasmo da Rotterdam, che non si può appunto ricordare, tutta la vita umana non è se non una commedia in cui ognuno recita con una maschera diversa e continua nella parte finché il gran direttore di scena gli fa lasciare il palcoscenico. Edoardo? Beh, sì, insomma, è molto simile anche a quella che cita Shakespeare, adesso mi ricordo il testo, la vita è tutto un palcoscenico, sì. E le vite degli uomini sono sette, insomma, quella roba lì, che credo sia il Macbeth. Macbeth ne dice un'altra, vabbè, quella lo saprei pure a memoria, vabbè.
E quello è, vabbè, quello è Jacques, non mi ricordo quale testo. Comunque, sì, certo, beh, noi teatranti viviamo sicuramente questo tipo di rapporto con la realtà, che ogni tanto pensiamo, ci svegliamo la mattina in questo alone, non sappiamo bene se è vita vera o è sogno, ma questo è, beh, insomma, la vita è sogno di Calderon. Beh, c'è tutto un periodo storico in cui tutto questo aveva un impatto. E dice che pensi al computer, mi sembra un po' riduttivo, devo dire sinceramente. Sono macchine che non creano grandi voli pindarici, insomma. Sì, in effetti dice una cosa sacrosanta, perché questa eccessiva, voglio dire, calata nel quello che è l'informatizzazione, cioè è diventato tutto digitale, ma di umano cosa è rimasto, Stefania? Io... Cioè, noi parliamo solo attraverso i social, no? Che quasi guarda, non guardare me, perché io sono proprio negata su tutto e detesto anche abbastanza, però è vero. E infatti io dico sempre ai miei figli che mi dicono che sono antica, noiosa e barbosa, che non sanno più scrivere, e neanche noi sappiamo più scrivere, non si scrivono più le lettere perché ormai si digita tutto. Quindi non parliamo quindi di che cosa può sembrare strana la poesia, l'evocazione del suono di una parola, sentire. Quando io, non so, magari mi è capitato, ecco, di andare, ci è capitato anche ultimamente di andare dai ragazzi e parlare di questo spettacolo, perché i ragazzi verranno a vederlo, peraltro alcuni studenti, e allora noi dicevamo, perché è importante la parola, la poesia, l'evocazione di un'immagine, di una frase, ormai tutto, no, tutto scorre velocissimo, e l'insegnante diceva no, non è nella loro sensibilità, e questo è drammatico, bisogna recuperare anche la fantasia, bisogna recuperare, certo, no? Quindi quando vieni comunque in un teatro, e speriamo che sia sempre più frequente anche per i giovani, c'è anche questa possibilità di mettersi lì e attraverso quello che si vede calarsi in una situazione immaginaria, insomma, comunque, e da lì evocare altre immagini, altre, insomma, allargare il proprio immaginario, ecco. Bene, allora io volevo fare solo una domanda a Edoardo, una curiosità. Tu sei anche un grande doppiatore. Dal punto di vista emotivo ti volevo chiedere, qual è la differenza tra recitare sul palco e fare un doppiaggio? È una domanda forse un po' banale, ma è importante capire. La differenza è semplice: quando sei su un palcoscenico, più passano gli anni più c'hai paura. Più hai bisogno veramente di essere sostenuto magari da un goccetto di alcol, insomma, lo capisco quelli che lo fanno, perché il teatro è veramente, non, cioè, passano gli anni e tu dici vabbè, adesso mi verrà meno paura. Il doppiaggio no, perché il doppiaggio è oltre, c'è un lato artistico ovviamente, ma c'è un lato tecnico molto forte, e allora più tu ti l'allenamento conta molto per superare certe difficoltà. Per quel che riguarda il teatro, poi puoi allenarti quanto ti pare, cioè avrai sempre una gran paura, per non dire un'altra cosa che non si può dire. Posso ricordare una cosa, posso ricordare questo amico mio carissimo di cui abbiamo parlato prima, che si chiamava purtroppo, ahimè, è scomparso ieri, si chiamava Paolo Paoloni, tutti se lo ricordano perché faceva il mega direttore galattico nei film di Fantozzi, ed era una persona deliziosa umanamente, con cui io ho cominciato a fare teatro, e grazie a lui, tra altre cose, mi ha dato il primo contributo per andare in pensione. E devo dire che, insomma, ecco, era uno di quelli che approcciava alla vita con la fantasia, e lo si vede anche nel film di Fantozzi. E soprattutto è importante non dimenticare le emozioni, Edoardo. Allora io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro in bocca al lupo, ricordandolo qui al Palladium da domani fino dal venerdì 11. Da domani, quindi venerdì 11 fino a domenica 13, venerdì e sabato ore 21, ore 20 e 30, grazie Stefania, domenica ore 18:30. 18. No, vabbè, gli orari, io sugli orari, perché sono un po' curiosi qui. Gli orari sono curiosi, ma c'è anche il blocco della circolazione, ahimè. C'è la metropolitana che si raggiunge molto bene qua al teatro.
Quindi venite qui al teatro, Edoardo Siravo, Stefania Barca e Monica Bonomi con Amore, Ingenuità, Poesia e Sogno, quindi Silla Bari, del grande, oddio mi sono un attimo, Goffredo Parise, e vabbè, di là, esattamente. Grazie a tutti, buon teatro. Grazie.